Intanto facciamo qualche esempio di disequazione. Esempi di disequazione, vabbè, partiamo da esempi molto semplici. Se avete x più 1 diviso x più 2 maggiore di 3, intanto qual è la cosa peggiore che potete fare di fronte a una disequazione del genere? Portare questo su di là, ecco, non fare mai il passaggio x più 1 maggiore di 3 volte x più 2. Questa è la cosa peggiore in assoluto che uno può fare. Uno dice, ma come, avrei fatto esattamente quello. Cosa ci starebbe sotto questo passaggio? Ci starebbe sotto moltiplicare a destra e a sinistra per la quantità x più 2. Allora, in una disequazione, quando è che si può moltiplicare impunemente, cioè conservando il verso? Se soltanto se si moltiplica per una quantità positiva. Ora, di x più 2 non sapete niente, non sapete che è positivo. Quindi non potete moltiplicare per x più 2 conservando il verso. Se ci fosse stato x quadro più 2, al limite uno dice x quadro più 2 è una quantità positiva, quindi avreste potuto moltiplicare per x quadro più 2, perché è sicuramente positivo. Ma qui c'è x più 2, quindi questo è da non fare mai. Cosa si fa invece? L'unica cosa corretta è fare una cosa di questo tipo qua. Per il momento non avete fatto niente. Quindi adesso uno fa il denominatore, x più 2, x più 1 meno 3x meno 6, maggiore di 0, uno fa il conto, diventa meno 2x meno 5 diviso x più 2 maggiore di 0. Adesso se uno gli dessero fastidio questi segni meno, cosa fa? Li toglie, ma gira il verso. Perché? Cosa vuol dire togliere i segni meno? Vuol dire moltiplicare per meno 1, cioè cambiare di segno. Moltiplicare per una cosa negativa si può fare, ma bisogna invertire i versi. Cioè 3 è più grande di 5, quando giro i versi la relazione si inverte. Quindi posso mettere 2x più 5, ma devo fare diviso x più 2 minore di 0. Cambio diverso. Ecco, adesso qui entrate nell'ambito delle disequazioni che hanno a che fare con una frazione. Prodotti o frazioni come si trattano? Studiando separatamente tutti i fattori che le compongono. Quindi ora studio separatamente, questo l'avrete visto, numeratore e denominatore. Quindi, allora qui entra in gioco quella famosa faccenda che, insomma, per il momento non guardiamo nemmeno cosa c'è scritto di fare qua: minore di 0, maggiore di 0, minore uguale, maggiore uguale, chi se ne frega. Guardiamo separatamente i vari fattori. Quindi, uno, guardo il fattore 2x più 5 e mi faccio uno schemino relativo a questo fattore. Questo fattore qui si annulla per x uguale a meno 5 mezzi. Ci siete? Poi come è fatto questo fattore? Se dovessi fare un disegno, se qui metto meno 5 mezzi, questo fattore dov'è che è positivo? Dopo o prima? Dopo è positivo e prima è negativo. Adesso sceglietevi una convenzione vostra che vi piace con la quale rappresentare questa cosa qua. A me di solito piace mettere dei più nella zona dove è positiva e dei meno nella zona dove è negativa. Questo schemino vuol dire: sopra è positivo, qui si annulla, fatelo come vi pare,
e prima di questo punto è negativo. Questo è lo studio del primo fattore. Me ne sto fregando di cosa chiede qui, eh? Guardo dove è più e dove è meno il primo fattore. Adesso guardo il secondo fattore. Guardo il fattore x più 2. Se devo fare lo schemino per questo, cosa, come viene da rappresentarlo? Punto di, lo spartiacque è meno 2, dove si annulla. Quindi meno 2 si annulla, dopo è più, e prima è meno. Quindi questa è la fase studio separato di numeratore e denominatore. Adesso metto insieme i due studi. Metto insieme numeratore e denominatore. Adesso numeratore e denominatore, ci fossero tre fattori sopra e due sotto, metterei insieme i cinque fattori. Allora cosa faccio? Io di solito lo rappresento così, tiro una linea, poi, adesso bisogna non confondersi nel rappresentare i due, cioè rappresentare i due punti nel giusto ordine, qual è il più piccolo dei due? Meno 5 mezzi è più piccolo di meno 2. Adesso qui metto il primo fattore, qui metto il secondo fattore e poi trarrò le conclusioni. Allora, il primo fattore, come abbiamo detto? Abbiamo detto che è più sopra meno 5 mezzi, quindi più sopra e meno sotto. E qui si annulla. Denominatore, qui si annulla, qui è più e qui è meno. A vostro rischio e pericolo utilizzare altre convenzioni, tipo linea continua per il più, linea tratteggiata, puntinata, come volete per il meno. A vostro rischio e pericolo, io consiglio di mettere più e meno perché uno sa cosa sta facendo, sta studiando i segni. Visto che fra un attimo ci sarà un tipo di schemino diverso, finirà che uno si confonde tra i due se non ha ben presente. Allora, mettere più è chiaro che è uno studio del segno. Adesso qui mettiamo, diciamo, il rapporto. Allora, cosa succede nelle varie zone? Dove era meno diviso meno fa meno. Quindi in questa zona, no, meno diviso meno fa più. Quindi in questa zona il rapporto è positivo. Qui più diviso meno fa meno, più diviso più fa più. Ora guardate gli estremi. Cosa succede agli estremi? Nell'estremo meno 5 mezzi succede che si annulla il numeratore. Il denominatore è negativo, quindi la frazione si annulla. Quindi questo punto qui, diciamo, non so, indicatelo come vi pare, in questo punto qui la frazione è uguale a zero. In questo punto qui cosa succede? Si annulla il denominatore, dunque la frazione non ha senso perché c'è zero al denominatore. Allora indicatelo in un altro modo, non so, a me piace fare... Faccio un fulmine, come dire, attenzione che in quel punto fate quel che volete, una tomba, uno teschio, quel che volete, purché distinguiate chiaramente nella vostra testa le due realtà. Conclusione. Capite che io quando arrivo qua sono pronto a qualunque cosa che mi chieda la disequazione, che mi chieda maggiore uguale, minore uguale, maggiore stretto, minore stretto. Io ho la risposta guardando questo disegno, quindi solo ora vado a vedere il simbolo di disuguaglianza contenuto nel testo. Qual è il simbolo di disuguaglianza contenuto nel testo? Minore stretto. Quindi a me serve minore stretto. Essendo minore stretto, la soluzione è minore stretto, questa zona compresa, tra meno 5 mezzi e meno 2. Allora potete indicarlo, ci sono varie notazioni per indicare la cosa, potete indicarlo così, meno 5 mezzi, minore di x, minore di 2,
oppure lo potete trovare con la notazione degli intervalli, così meno 5 mezzi, meno 2, meno 5 mezzi, meno 2, con le parentesi tonde per dire che non ci sono gli estremi, oppure altro modo di dire che non ci sono gli estremi è mettere le parentesi quadre dalla parte opposta, così, meno 5 mezzi, meno 2. Diciamo, queste sono tutte notazioni che indicano la stessa cosa. Imparate a usarle, a passare dall'una all'altra tranquillamente, sono semplicemente modi diversi di indicare la stessa realtà. Ecco, adesso, di solito chi scrive alla lavagna usa le parentesi quadre così, perché se uno non scrive tanto bene non si riescono a distinguere le sue quadre dalle sue tonde, quindi tanto, però si riescono a distinguere le quadre in un verso da quello dall'altro, quindi questa qui è una cosa grafica per chi scrive alla lavagna. Questo e questo sono interscambiabili tranquillamente. Questo era un esempio di disequazione, cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. E adesso non so se avete visto, però una cosa completamente diversa sono i sistemi di disequazione. Sistemi di disequazione sono cosa sono i sistemi di disequazione? I sistemi di disequazione, vabbè, come si presentano? Si presentano come un sistema. 3x più 2 maggiore di 0, 5x meno 1 minore di 0. Cosa vuol dire risolvere un sistema? Vuol dire trovare i valori di x che le verificano entrambe. Risolvere il sistema uguale trovare i valori di x che soddisfano contemporaneamente tutte le disequazioni coinvolte. Quindi gli x per cui 3x più 2 fa maggiore di 0 e 5x meno 1 fa minore di 0. Praticamente come si risolve? Praticamente si risolvono separatamente le varie disequazioni coinvolte e poi si fa uno schemino per dedurre la soluzione del sistema. Allora, operativamente, uno, si risolvono separatamente le disequazioni coinvolte. Adesso il nostro caso è molto semplice, perché 3x più 2 maggiore di 0, la soluzione è x maggiore di meno 2 terzi. Questa è la prima. La seconda, 5x meno 1 minore di 0 e la soluzione è x minore di un quinto. Quindi, prima fase è risolvere separatamente le disequazioni coinvolte. Seconda fase, si traggono le conclusioni. Cosa vuol dire trarre le conclusioni? Che si rappresenta su uno stesso disegno questa volta quali sono i numeri venuti fuori? C'è meno 2 terzi e c'è un quinto. Adesso cosa si fa? Qui si mette la prima disequazione, qui si mette la seconda disequazione. Allora, la prima disequazione abbiamo detto x maggiore di meno 3 mezzi. Ecco, io qui faccio la linea continua e la linea tratteggiata, però importante che non facciate più e meno. Adesso non c'entra niente più e meno. Questa linea continua vuol dire la prima disequazione verificata per x maggiore di meno 2 terzi, punto. La seconda disequazione come la rappresentiamo?
con una linea. Cosa vuol dire? La seconda disequazione verificata per x minore di un quinto, quindi la linea continua la faccio sotto un quinto. Torna? Vedete che non ha niente a che fare col segno, con i più e i meno, cioè qui la linea continua vuol dire più, qui la linea continua mi interessava il meno, quindi qui la linea continua vuol dire meno, cioè il più e meno non c'entrano niente. Linea continua uguale verificato, continua uguale verificato. Puntinata, tratteggiata, assente, come volete, vuol dire non verificato. Adesso fare il sistema vuol dire prendere la zona comune, dove sono verificate tutte e due. Dov'è che sono verificate tutte e due? In mezzo. Qui sono verificate entrambe. Quindi la soluzione del sistema qual è? La zona in mezzo. Ecco, gli estremi non ci sono, anche qui inventatevi una convenzione, quando mettete gli estremi fate un pallino grosso, se l'estremo è compreso nella continua, cioè inventatevi una convenzione per dire che l'estremo è compreso nella continua o nella tratteggiata. Quindi soluzione sistema, alla fine, la soluzione del sistema è meno 2 terzi, indicato con la notazione degli intervalli, un quinto. Facciamo un secondo esempio, risolviamo questo sistema. X quadro più 3x Allora, cosa si fa? Risolviamo separatamente le due disequazioni. Quindi risolvo la prima disequazione. Vabbè, che cos'è? X quadro più 3x meno 4 minore di 0. Anzi, mettiamoci minore uguale. Mettiamo un uguale da qualche parte. Cioè, un uguale sopra e niente uguale sotto. Può anche succedere così. Allora, come si fa a risolvere una disequazione di secondo grado? Si fanno le radici e poi valori esterni e valori interni. Allora in questo caso x 1, 2, vabbè uno si fa il conto in qualunque modo, prodotto meno 4, somma meno 3, quindi sono meno 4 e 1. Valori interni e esterni? Valori interni. Per i valori interni, essendo il coefficiente di x quadro positivo, pensatela moralmente come una parabola rivolta verso l'alto, cioè fatevi un disegnino mentale, no? Se non vi ricordate come distinguere valori interni da valori esterni, dite questa con il segno più davanti all'x quadro è una parabola rivolta verso l'alto, si annulla per x uguale a 1 e per x uguale a meno 4, quindi più o meno come è fatta? Qui c'è 1 e qui c'è meno 4. Come sarà fatta più o meno? Sarà fatta più o meno così. Dov'è negativa? Per valori in mezzo, quindi per valori interni, ed è positiva per valori esterni. Non è che una regola da ricordare, se pensate al disegno vi viene in automatico. Questo se il coefficiente dell'x quadro è positivo. Se il coefficiente dell'x quadro è negativo, io vi dico cambiate i segni e vi riportate in quel caso. Se no pensate che la parabola è al contrario. Quindi valori interni. Quindi la prima è verificata, la prima disequazione è verificata per meno 4 minore di x minore di 1. Ci sono anche gli uguali in questo caso? Sì, perché era minore o uguale a 0. Prima disequazione. Seconda disequazione. Seconda disequazione, x quadro più 2x maggiore di 0. Questa volendo la potete scrivere x, x più 2, maggiore di 0. Chi sono le due radici? Beh, da come l'ho scritta si vede che sono 0 e meno 2. Essendo di secondo grado, maggiore di 0,
valori esterni. Valori esterni, quindi verificata per x minore di meno 2 e per x maggiore di 0. Schemino finale, conclusione. Adesso cosa devo andare a rappresentare? Devo andare a rappresentare tutti i valori che ho trovato. I valori che ho trovato qui sono 0, meno 2, allora meno 4, meno 2, 0 e 1. Allora, la prima abbiamo detto verificata per valori interni, estremi compresi, valori interni e estremi compresi. Quindi così, così, così. E fate un segno in qualche modo per dire che questi estremi sono compresi, ad esempio fate il pallino spesso. La seconda, valori esterni, quindi così e così. Adesso cosa devo fare? Meno più, meno più, meno? Assolutamente no, sto facendo un sistema. Quindi devo andare a prendere la zona comune. Qual è la zona comune? Questa qua e questa qua. Quindi la soluzione del sistema, qual è? Il primo pezzo, come metto le parentesi? Meno 4 è compreso, 2 è escluso. Quindi meno 4 fino a meno 2 escluso, unito, 0 escluso, 1 compreso. Questa è la soluzione del sistema. Insomma, morale della favola, basta andare calmi e non può succedere niente. Ho due parole su equazioni e disequazioni con le radici. Qui veramente posso dire, dico poco più di due parole che permettono di affrontare quelle basilari. Equazioni e disequazioni . Vabbè, facciamo degli esempi che sono più efficaci che fare tante parole. Radice di x più 3 minore di 2. Partiamo con uguale a 2, poi la facciamo minore di 2. Partiamo intanto uguale a 2. Cosa fate? Fatto il quadrato. Quadrato di radice di x più 3 uguale al quadrato di 4. Ho fatto i quadrati. A questo punto x uguale a 1. Va bene questo modo di procedere? Ecco, facciamo qualche piccolo commento. Radice di x più 3 uguale x meno 3. Faccio il quadrato. Cosa ottengo? X più 3 uguale x quadro meno 6x più 9. Faccio un po' di conti, questa mi diventa x quadro meno 7x, se non sbaglio, x valerà meno 7x più 6 è uguale a 0. Chi sono le soluzioni? Prodotto da 6, la somma da 7. 6 e 1. 1 e 6. Quindi ci sono due soluzioni? Sostituisco.
Sostituiamo x uguale a 6. Cosa diventa? Radice di 6 più 3 uguale 6 meno 3. Quindi 3 uguale a 3. E quindi va bene. Sostituisco x uguale a 1. Radice di 1 più 3 uguale 1 meno 3. Quindi viene radice di 2, radice di 4 che fa 2, uguale meno 2. Quindi qui cosa devo mettere? Andata bene? No. Quindi alla fine non ci sono due soluzioni, una sola soluzione. 3. Quindi unica soluzione. Allora, da questo esempio cosa si ricava? Si ricava che, ok, quando si fa il quadrato è un'operazione che non si può fare impunemente. Nascono delle nuove soluzioni. Cioè, questa 2 uguale meno 2 non era una soluzione. Però quando lo vado a fare il quadrato, questa diventa 4 uguale a 4. Quindi ci sono delle non soluzioni, ci sono delle situazioni di non uguaglianza, tipo 2 uguale a meno 2, che quando le vado a fare il quadrato diventano situazioni di uguaglianza. Questo crea delle soluzioni in più. Quindi, ok fare il quadrato, ok fare il quadrato, ma poi bisogna controllare le soluzioni. Questa è la cosa importante. Uno può fare i quadrati finché vuole, ma alla fine deve controllare che le soluzioni che ha ottenuto verifichino effettivamente l'equazione e non succeda una cosa di questo tipo qua. Uno dice, vabbè, ma non posso porre delle condizioni prima tali che... Sì, volendo sì. Riprendiamo un attimo questa, vi faccio vedere come questa qui uno quasi a priori poteva prevedere. Allora, di fronte a questa uno cosa poteva dire? Poteva dire, la radice di sicuro è positiva. Perché radice di qualcosa, la radice fornisce in output sempre valori positivi. La radice di un numero è sempre positiva. Mi raccomando, la radice di 4 abbiamo detto è 2. La radice di sicuro è maggiore di 0, quindi... Il termine a destra deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi impongo che lo sia. Impongo che lo sia, cosa vuol dire? Cioè, non è che gli si può imporre niente, sarà un po', dipenderà un po' dal valore di x, però io mi salvo da qualche parte la condizione x meno 3 maggiore o uguale di 0. Questo vuol dire impongo. Da qualche parte mi segno questa condizione che dice occhio, se questa non è verificata, scordatelo. Vabbè, questa la risolvo e cosa mi dà? Questa la risolvo e mi dà x maggiore o uguale di 3. Allora, nel momento in cui il primo è positivo e il secondo è positivo, ora posso fare i quadrati. Perché due cose positive sono uguali se e soltanto se i loro quadrati sono uguali. Cosa che non è vera per due cose in generale, due cose possono essere 3 meno 3, i loro quadrati sono uguali, ma in partenza non lo erano. Però per due cose positive posso fare i quadrati. Ora faccio i quadrati. Risolvo e trovo x uguale, cos'era venuto? X uguale a 1. E x uguale a 6. Adesso vado a vedere se sono compatibili con la condizione che avevo trovato strada facendo. Allora, controllo che effettivamente siano maggiori o uguali di 3. Allora, 6 passa il controllo.
Questo qui verifica la condizione imposta, diciamo. Quindi ok, questa è una soluzione. 1 non verifica. Non verifica x maggiore o uguale di 3, quindi non è soluzione, scartata. In questo sistema si ritrova esattamente lo stesso risultato di prima, cioè imponendo a priori la condizione che il secondo membro fosse positivo, otteniamo una condizione che poi permette di scartare uno. Quindi scegliete un po' voi come fare, o lavorate impunemente, fate i quadrati, fate quello che vi pare, ma alla fine controllate, o procedete con i piedi di piombo sin dall'inizio e poi andate a vedere se la condizione che avete imposto è verificata. Questi sono due modi di fare la stessa cosa. Ecco, con questo sistema qua tutte le equazioni che riguardano radici ve le sistemate. Insomma, è chiaro che poi può essere necessario fare più volte il quadrato, può essere necessario di tutto. Però questo qui è una prima, sostanzialmente non c'è null'altro da sapere rispetto a questo. Vediamo le stesse cose in versione disequazione. Oh vabbè, magari qualcuno dice, ma non dovresti imporre che la cosa sotto radice sia positiva? Qualcuno può avere questo retropensiero. Non è del tutto sbagliato, ma è soltanto inutile. In che senso? Quando io vado a fare questo passaggio qua, cioè faccio il quadrato, ho scritto x più 3, cioè quello che stava sotto radice, come quadrato di qualcosa. Quindi, quando troverò le soluzioni, x più 3 sarà un quadrato, quindi è per forza positivo. Essendo uguale a un quadrato non può essere negativo, quindi quello non sarà un problema, andrebbe posto come condizione, ma alla fine è sempre verificato. Questo per chi aveva il retropensiero, chi non ce l'aveva, in un certo senso male e in un certo senso bene. Adesso risolviamo le stesse in versione disequazione, x più 3 uguale a 2, radice di x più 3 minore di 2. Allora, qui fare il quadrato e basta è sbagliato. Qui fare il quadrato e basta è sbagliato, perché? Se uno fa il quadrato, è proprio per il motivo che fino adesso ho detto essere inutile, qui invece comincia a non essere più inutile. Allora, se io faccio il quadrato mi diventa x più 3 minore di 4, x minore di 1, e questo no, assolutamente. Il problema è che l'argomento della radice deve essere maggiore o uguale di 0. E questo non c'è verso, dall'aver imposto che sia più piccolo di 4, l'argomento della radice che sarebbe x più 3, avergli imposto che sia più piccolo di 4 non assicura che sia positivo. Quindi la soluzione di una disequazione con una radice, già la soluzione di questa semplice disequazione con la radice, si riduce a un sistema. Quindi si riduce a un sistema. La disequazione si riduce ad un sistema x più 3 maggiore o uguale di 0 e x più 3 minore di 4. Quindi la prima che cos'è? Questo qui impone che l'argomento sia maggiore o uguale di 0. E questo qui è ciò che si ottiene facendo i quadrati, cioè facendo il quadrato a destra e a sinistra. Quindi va bene, non si può fare impunemente il quadrato, nel senso che non basta fare impunemente il quadrato. Oltre a fare il quadrato bisogna imporre che l'argomento della radice sia maggiore o uguale di 0. Questo punto è fatto, per questo vi ho fatto i sistemi prima, adesso diventa un banale sistema. Questo diventa x maggiore o uguale di meno 3, questo diventa x minore
di 1, e vabbè, adesso non resta che fare il disegnino, qui c'è meno 3, qui c'è 1, la prima abbiamo detto maggiore o uguale di meno 3, quindi qui spesso, e x minore di 1. È la faccenda della parte comune o del più e del meno? Mi interessa la parte comune, e quindi la soluzione è da meno 3, estremi compresi, fino a 1, estremo escluso. Questa è la soluzione della disequazione. Mi raccomando, quella sopra rappresenta quando ha senso, quella sotto rappresenta i quadrati fatti più o meno impunemente. Ecco, adesso questo esempio è quasi deleterio, nel senso che non si vede un fenomeno che invece voglio farvi vedere, ma comunque lo vediamo immediatamente nella successiva, che è x più 3 minore di x meno 3, che era quella di, che era questa qui trasformata in disequazione con il minore. Allora, cerchiamo di capire com'è la situazione. Cosa devo imporre? X più 3? L'argomento di questo è maggiore o uguale di 0. Poi devo fare i quadrati e poi basta. No, anche questo deve essere maggiore di 0. Perché non l'hai fatto prima? Perché prima c'era 2 ed era stupido che fosse maggiore di 0. Allora, il discorso è questo. Se il termine a destra è minore di 0, in realtà basta minore o uguale di 0, se la cosa che c'è qui è minore o uguale di 0, c'è speranza per la disequazione? Non c'è speranza, perché questo è negativo, questo è maggiore o uguale di 0, quindi non c'è verso che questo sia più piccolo di questo. Se qui è positivo e qui è negativo, non c'è speranza. Allora, non c'è speranza. Perché verrebbe negativo, no, verrebbe positivo minore di negativo. Quindi non c'è speranza. Quindi affinché questa possa essere verificata deve succedere che questo sia positivo. Poi deve essere maggiore o uguale di 0 l'argomento dentro e deve essere verificata quella che si ottiene facendo i quadrati. Quindi diventa un sistema a 3. Quindi diventa un sistema a 3. Un sistema a 3. Sistema a 3 è fatto come? La prima equazione è x più 3 maggiore o uguale di 0. La seconda è x meno 3 maggiore di 0. E la terza è x più 3 minore di x meno 3 al quadrato. Quindi questa qui è imporre argomento radice maggiore o uguale di 0. Il secondo è imporre termine a destra maggiore di 0. E la terza è ciò che si ottiene facendo i quadrati. Ciò che si ottiene facendo i quadrati. Cosa viene? Vabbè, risolviamo un attimo questo sistema. Allora, x più 3 è maggiore o uguale di 0, questo produce x maggiore o uguale di meno 3. Quindi questa è la prima disequazione. La seconda, cosa devo fare? X meno 3 maggiore di 0 e ottengo x maggiore di 3. E questa è la seconda disequazione. La terza cosa diventa? X più 3 minore di x quadro meno 6x più 9. Quindi viene più o meno quello che era venuto prima. X quadro meno 7x più 6, che verso? Maggiore di 0.
Quindi verificata per valori maggiori, quindi valori esterni. Quali erano le radici? Le radici erano 1 e 6, quindi valori esterni a 1 e 6. E questa è la terza disequazione. Quando vado a fare il sistema, cosa rappresento? Devo rappresentare meno 3, 1, 3 e 6. Meno 3, 1, 3 e 6. Oh, non è necessario che lo facciate in scala, potete farlo come lo faccio io. X maggiore o uguale di meno 3. Poi, questa è la prima disequazione. Qui mettiamo la seconda e qui mettiamo la terza. La seconda, x maggiore stretto di 3. E la terza, abbiamo detto, valori esterni all'intervallo 1-6. Quindi fino a 1 e poi da 6 in poi. Più, meno? No, zona comune. C'è zona comune? Oh, zona comune può anche essere vuota, se non si interseca nelle zone comuni, può essere. In questo caso è x maggiore o uguale di 6. Quindi soluzione è x maggiore di 6. Oppure che è lo stesso, l'intervallo da 6, la semiretta da 6 fino a più infinito. Stesso modo di scrivere la stessa cosa. Da 6 in poi. Quindi, questo esempio è sostanzialmente generale. Conclusione, una disequazione del tipo radice di una certa funzione f di x, cosa abbiamo messo? Era maggiore o minore? Minore di una certa funzione g di x. Questa è la situazione classica, radice di qualcosa minore di qualcos'altro. Questa è la situazione che abbiamo visto prima. Si riduce al sistema . Vediamo se avete capito il sistema che viene fuori. F di x maggiore o uguale di 0. Imporre che l'argomento della radice sia maggiore di 0. G di x maggiore di 0. E f di x minore di g quadro di x. G di x. La prima, argomento positivo, argomento radice positivo, questo qui termina a destra, maggiore di 0, qui potreste mettere anche maggiore uguale, non cambia niente, qui se anche mettete maggiore uguale non succede niente, tanto viene escluso, il caso in cui sia uguale a 0 viene escluso dal terzo. E la seconda è fare i quadrati. Abbastanza chiara questo tipo di situazione. Ecco, questo è il caso minore. Il caso maggiore è completamente diverso. E ve lo illustro con questo esempio. Quindi questo è il caso minore, diciamo. Questo è il caso radice minore di altra roba. Vediamo il caso radice maggiore di altra roba. Cioè, radice di x più 3 maggiore di x meno 3. Cerchiamo di fare lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Come è partito prima il discorso?
Se il termine a destra è minore o uguale di 0, allora non c'è speranza. Adesso cosa mi dite? Se il termine di destra è minore di 0, allora va alla stragrande, perché qui è negativo e qui è positivo purché abbia senso. Allora, quindi adesso l'analisi è questa: se il termine a destra è minore o uguale a 0, allora la disequazione è automaticamente soddisfatta. Soddisfatta purché la radice abbia senso. È chiaro perché automaticamente è soddisfatta, perché la radice, se ha senso, è qualcosa di maggiore o uguale di 0. Qui è negativo, mettiamo negativo stretto. Qui è maggiore o uguale di 0, qui è negativo stretto, quindi siamo sicuri, non c'è da fare i quadrati, non c'è niente. Questo è negativo, questo è positivo, punto. Come si traduce questo caso qua? Se dovessi rappresentare queste due condizioni con un sistema, x meno 3 minore di 0 e x più 3 maggiore o uguale di 0. Questo, la radice ha senso. La radice ha senso e questo a destra è minore di 0. Quindi queste sono soluzioni, questo è un primo insieme di soluzioni. Primo insieme di soluzioni. Sono le uniche soluzioni, o c'è anche un altro caso nel quale le cose possono funzionare? Se questo è positivo, maggiore o uguale a 0, diciamo, dipende. Può darsi che quell'altro abbia senso e sia più grande. Quindi c'è un secondo insieme di soluzioni. Insieme di soluzioni, dato dal sistema, e qual è il sistema che devo scrivere ora? Allora, a destra maggiore o uguale di 0, x meno 3 maggiore o uguale di 0, che è il caso complementare di quello che ho trattato prima. Poi cosa deve succedere? Come sempre l'argomento della radice deve essere positivo. E poi deve succedere, adesso positivo contro positivo, posso fare i quadrati. Quindi x più 3 maggiore di x meno 3 al quadrato. Allora commentiamo queste tre condizioni. A destra è maggiore o uguale di 0, questa condizione è la radice ha senso. La radice ha senso. E poi questo è fare i quadrati. E questo è il secondo insieme di soluzioni. Secondo insieme di soluzioni. Ecco, due commenti. Il primo è che una di queste equazioni è inutile. Quindi è un sistema di tre equazioni. Una di queste tre è inutile. In questo caso, la seconda è una conseguenza della terza. La terza cosa dice? X più 3 è maggiore di un quadrato. X più 3 è maggiore di un quadrato. Se è maggiore di un quadrato, sarà per forza maggiore o uguale di 0. Quindi potete risolverlo così, ma la seconda la fate per niente. Quindi la seconda equazione
si può togliere, è inutile, perché segue dalla terza. Segue dalla terza. Quindi alla fine uno cosa deve fare per risolvere questa equazione qua? Insomma, è una discreta lavorataccia. Cioè uno si deve fare il primo sistema e risolvere. Poi uno si deve fare il secondo sistema, risolvere. Poi cosa faccio tra le soluzioni dei due sistemi? È un terzo tipo di operazione. Risolvo questo sistema e lo risolvo intersecando i grafici di quelle che lo compongono. Poi risolvo questo intersecando i grafici di quelle che le compongono. Alla fine unisco. Cioè li prendo tutti e due, queste vanno bene e queste vanno bene. Alla fine si fa l'unione. Cioè sono cose semplici ma delicate perché ogni volta sono diverse. Infatti adesso lo risolviamo questo, lo facciamo esplicitamente. Alla fine, questo lo segniamo importante, si fa l'unione. Questo è il motivo per cui io dico che uno che è in grado di fare una disequazione del genere sostanzialmente ha capito bene tutto il percorso. Perché fare una disequazione contemporaneamente vuol dire fare delle equazioni, quindi risolvere polinomi, oppure possono esserci esponenziali, può esserci di tutto. Ha capito le disequazioni, ha capito come funzionano i segni, sa cosa usare. Insomma, questi sono i veri esercizi. Se fate questi non avrete problemi. Allora, facciamo con ordine questo esercizio. Primo sistema. Il primo sistema era, nel nostro caso, x meno 3 minore di 0, x più 3 maggiore o uguale di 0. Quindi la prima dà x minore di 3, la seconda dà x maggiore o uguale di meno 3. Adesso non sto a farvi il disegnino per un sistema di questo tipo. Deve essere sopra meno 3 e sotto 3. Quindi la soluzione è da... Volete il disegnino? Insomma, sopra meno 3 e sotto 3, non ci vuole tanto. Vuol dire da meno 3 a 3. 3, meno 3 compreso perché c'era meno uguale. Adesso sul secondo sistema faremo il disegnino perché è leggermentissimamente più complesso. Secondo sistema. Secondo sistema che cos'è? X meno 3 maggiore o uguale di 0. La seconda abbiamo detto che possiamo non metterla, quindi la seconda non la mettiamo, mettiamo direttamente la terza. X più 3 maggiore di x meno 3 al quadrato. Vabbè, facciamo i soliti conti, questa da x maggiore o uguale di meno 3, di 3, e la seconda da x più 3 maggiore di x quadro meno 6x più 9. Quindi x maggiore o uguale di 3 e la seconda x quadro meno 7x più 6 minore stretto di 0. Quindi la seconda come soluzione valori minore di 0, valori interni, quindi tra 1 e 6. 1 minore di x minore di 6. Adesso vado a fare il sistema tra queste due. Cosa rappresento? Qui c'è 1, qui c'è 3 e qui c'è 6. Allora, la prima dice x maggiore o uguale di 3. E la seconda dice tra 1 e 6. Cosa devo prendere? Quindi questa qui era la soluzione del primo sistema, eh?
Quindi la soluzione del secondo sistema è tra 3. Questa è la soluzione del secondo sistema. Adesso l'operazione finale qual è tra i due sistemi? L'unione, quindi le soluzioni del primo vanno bene, le soluzioni del secondo vanno bene. Ora devo fare l'unione. Devo unire i due insiemi di soluzioni. Allora, abbiamo detto che il primo sistema, adesso l'unione fatela un po' come vi pare, insomma. Io normalmente la faccio a occhio, però possiamo anche farla con un disegno. Il primo sistema dove ha soluzioni? Da meno 3 fino a 3, 3 escluso. Quindi il primo sistema ha soluzione da qui fino a qui. Qui c'è il primo sistema. Il secondo dove ha soluzione? Da 3 compreso fino a 6 escluso, non so, mettetelo come vi pare, pallino aperto, crocetta, come volete. Qui secondo sistema, andando a unire, unione uguale soluzione disequazione iniziale uguale da meno 3 fino a 6 escluso. Il 3 c'è? C'è per colpa di chi? Della prima o della seconda? Per colpa della seconda, quindi da meno 3 fino a 6. Va bene, vediamo quindi se avete capito in generale qual è la struttura. In generale la disequazione radice di f di x, prima abbiamo fatto radice di f di x maggiore, ora facciamo radice di f di x, no, prima minore, ora maggiore di g di x, ha come soluzione l'unione delle soluzioni dei sistemi. Quella col maggiore diventano due sistemi. Quali sistemi? Abbiamo detto il primo caso è quando G è negativo e quell'altro esiste. Quindi il primo sistema è G di X minore di 0 e F di X maggiore o uguale di 0. Questo è il caso in cui non è necessario nemmeno fare i quadrati, perché di qui è negativo e di qui è positivo, punto, non c'è niente da fare. Questo è il primo sistema. E il secondo sistema è g di x maggiore o uguale di 0, poi f di x e il commento è che questa condizione comprende anche, assicura la positività dell'argomento della radice, questo assicura la positività dell'argomento della radice. Quindi mi raccomando, sono due casi completamente opposti, radice maggiore di qualcosa o radice minore di qualcosa, sono due cose completamente opposte. Certo, uno si può ricordare le regole, i sistemi, tutto quanto, ma se ricordate il procedimento vi verrà molto più... Va bene, l'ultima cosa che
negli ultimi 10 minuti vi faccio, poi gli esercizi li facciamo all'ora successiva a questo punto, tanto. Vi lancio sulle, queste sono, secondo me sono un po' più semplici. Vabbè, insomma, io spero che queste cose siano ovvie. Una disequazione di questo tipo a cosa si riduce? A maggiore di B. Cioè quando fate potenze di 3, più l'esponente è grosso, più le potenze sono grosse. Questa. Quindi se avete 3 alla x quadro più 2 maggiore di 3 alla 2x più 1, impunemente insomma, quando avete la stessa base le cose vanno bene. Logaritmo di A maggiore di logaritmo di B. Logaritmo in qualunque base, diciamo in basi positive, quando le basi sono negative, quando le basi sono basi maggiore di 1, quando le basi sono tra 0 e 1 si gira tutto, anche qui se invece di avere 3 abbiamo un terzo, si gira tutto, un terzo più lo elevate a esponenti grossi più diventa piccolo. Però pensatelo come 1 diviso 3, e quindi portate tutto al numeratore. Logaritmo in base 2 di A maggiore di logaritmo in base 2 di B. Il fatto che abbia schiacciato quel pulsante già indica... Non è completamente sbagliato, è incompleto. Logaritmi sono un po' come le radici, sono schizzinosi per quanto riguarda gli argomenti, no? L'argomento del logaritmo deve essere maggiore di zero. L'argomento del logaritmo del log deve essere... Quindi cosa, voi cosa dite? A questo punto diventate molto pedanti, mi dite logaritmo di A maggiore di logaritmo in base 2 di B diventa che cosa? La disequazione diventa un sistema. Quale sistema? Adesso siete diventati troppo pedanti, perché si può risparmiare. Di queste tre una è conseguenza di un'altra. Se B è maggiore di 0 e A è maggiore di B, la prima è inutile perché segue dalla seconda e dalla terza. La prima è inutile, inutile perché segue dalle altre due. Dito, ma se A è maggiore di B e B è maggiore di 0, A è automaticamente maggiore di 0. Quindi alla fine cosa diventa? Diventa questo sistema qua. Il vero sistema è B maggiore di 0 e A maggiore di B. Quindi occhio che l'impunità che c'è con gli esponenziali non c'è con i logaritmi. Quindi se io ho logaritmo, per fare un esempio, adesso poi non ve lo risolvo, se ho logaritmo in base 5 di 2x più 1 maggiore di logaritmo in base 5 di 3x meno 2, questo diventa che cosa? x meno 2 maggiore di 0 sarebbe b maggiore di 0, questa sarebbe quella che prima ho chiamato b maggiore di 0, e poi c'è a maggiore di b. A maggiore di B è 2x più 1 maggiore di 3x meno 2. Chiaro? Diventa un sistema, poi i sistemi li risolvete. Se ho logaritmo in base 5, logaritmo in base 2 di 3x più 1 maggiore di
4. Cosa fate se di là non c'è un logaritmo? Ormai avete capito che se di là non c'è il logaritmo, ce lo mettete, questo diventa logaritmo in base 2. Per? E questo che cosa fa? Il 4 va su qua e quindi diventa logaritmo in base 2 di 16. E quindi ora diventa un sistema buffo b maggiore di 0, che sarebbe 16 maggiore di 0, questo è il vecchio b maggiore di 0, condizione buffa, inutile, sempre verificata, e la seconda condizione era a maggiore di b, logaritmo in base 2, ma no, che logaritmo, via i logaritmi, 3x più 1, maggiore di 16. Quindi se non c'è logaritmo, lo fate comparire. Classico esercizio che c'è nel test finale del precorso, questo c'è quasi tutti gli anni, una cosa del tipo logaritmo in base 7 di 2x più 1 minore di 1. Questo è proprio l'ABC della disequazione logaritmica, no? Allora, quell'1 cos'è? Come lo potete pensare? Come logaritmo in base 7 di 7, quindi questo qui è logaritmo in base 7 di 2x più 1 minore di logaritmo in base 7 di 7. E questo cosa diventa? Diventa 2x più 1, fatemelo fare col minore uguale, così diventa col minore uguale qua, ho messo il minore uguale, diventa 2x più 1 minore uguale di 7, e basta? L'argomento del logaritmo 2x più 1 deve essere maggiore di 0. L'argomento più piccolo deve essere questa qui, è togliere i logaritmi, e questa è imporre che il logaritmo esista. Vabbè, adesso si tratta di risolvere un sistema e qui ci vuole un secondo. La prima cosa diventa? Allora, il sistema è 2x più 1 minore di 7, minore uguale di 7, la seconda è 2x più 1 maggiore di 0. Quindi la prima è 2x più 1, no, 2x minore uguale di 6 e la seconda è 2x maggiore di meno 1. Quindi la prima è x minore uguale di 3. E la seconda è x maggiore di meno un mezzo. Adesso vabbè, potrei farvi l'intersezione eccetera eccetera, però si vede a occhio. Maggiore di meno un mezzo è minore o uguale di 3. Quindi la risposta è tra meno un mezzo escluso e 3 compreso. Potete immaginarvi anche quali saranno le risposte sbagliate che vi troverete se il test fosse questo. Trovereste questa come risposta giusta, risposta sbagliata cosa trovereste? X minore o uguale di 3, che è quello che ottiene chi trascura la sola seconda condizione, troverete X maggiore di meno un mezzo di chi impone solo quella, insomma, capite quali sono i potenziali errori che uno può fare e che non deve fare. Cioè, se uno un minimo sta seguendo le cose come succedono, è evidente che la risposta è questa. Ok? Va bene, la prossima ora facciamo un po' di esercizi. Allora, facciamo un po' di questi esercizi. Vabbè, iniziamo da quelli tre alla x maggiore di 2. Vabbè, questo è sostanzialmente automatico, no? X qui è poco più che la definizione, no? Volendolo fare iperformalmente,
volendolo fare in maniera iperformale, ma se no ignorate questa frase qua. Dite: prendo il logaritmo a destra e a sinistra. Prendo il logaritmo in base 3 a destra e sinistra. Cosa ottengo? Logaritmo in base 3 di 3 alla x maggiore di logaritmo in base 3 di 2. Questo perché il logaritmo conserva i versi. Se a è maggiore di b, il logaritmo di a è maggiore di b, del logaritmo di b. Questo per i logaritmi con base maggiore di 1. Se la base è minore di 1 è un casino, cambiate base e riducetevi sempre a questo caso. Adesso quanto fa il logaritmo in base 3 di 3 alla x? La solita regola che l'x se ne va giù, e quindi questo diventa x per logaritmo in base 3 di 3 maggiore di logaritmo in base 3 di 2, ma logaritmo in base 3 di 3 è 1, quindi x maggiore del logaritmo in base 3 di 2. Questo se avete bisogno di tutti i passaggi, ma qui ci si arrivava sostanzialmente immediatamente. 3 alla x quadro minore di 9. 3 alla x quadro minore di 9. Beh, questa come la risolvete? Questa è 3 alla x quadro minore di 3 al quadrato. Quindi x quadro minore o uguale di 2. Non scrivete mai cose folcloristiche tipo x minore o uguale di più o meno radice di 2. Che è una delle classiche cose. Questa che cos'è? Questa è un'equazione di secondo grado. Disequazione di secondo grado. Questo è come dire x quadro meno 2 minore o uguale di 0. Disequazione di secondo grado, minore di 0, valori interni. Valori interni. E quindi diventa meno radice di 2 minore di x minore di radice di 2. Poi 3 alla x più 3 maggiore di 3. 3 alla x più 3 maggiore di 3. Beh, questo è semplicissimo. Come dire 3 alla x più 3 maggiore di 3 alla 1. Quindi x più 3 maggiore di 1. Quindi x maggiore di meno 2. Mi stupisco quasi questo esercizio. Successivo. Logaritmo in base 3 di x più 3. Logaritmo in base 3 di x più 3 maggiore di 0. Cosa avete scritto? Questo è come dire logaritmo in base 3 di x più 3 maggiore di logaritmo in base 3 di 1. E quindi x più 3 maggiore di 1. Ma non c'era anche da imporre che l'argomento fosse positivo? Beh, 1 è chiaramente un argomento positivo. Una volta che x più 3 è maggiore di 1, sarà anche maggiore di 0, no? Questo implica argomento di logaritmo. Per favore, mi chiudete la porta. L'argomento del logaritmo è maggiore di 0. Vabbè, x più 3 è maggiore di 1, quindi x maggiore di meno 2. E questa è fatta. Quella col valore assoluto la saltiamo. Logaritmo in base 3 di x più 3 minore o uguale di 0. Logaritmo in base 3 di x più 3 minore o uguale di 0. Vabbè, questo è il logaritmo in base 3 di x più 3 minore o uguale del logaritmo in base 3 di 1. E quindi x più 3 minore o uguale di 1. Questa salva automaticamente gli argomenti? La positività di 1 è ovvia, ma la positività di questo, di x più 3, non è ovvia da questa, e quindi va imposta. Quindi x più 3 maggiore stretto di 0. Quindi quella sopra dà x minore o uguale di meno 2, e quella sotto dà x maggiore di meno 3. Quindi le soluzioni le vedete da qua, non sto a fare l'intersezione formale perché, insomma, maggiore di meno 3 è sotto meno 2. Quindi diventa meno 3 minore di x minore uguale di meno 2.
oppure scritto in forma di intervallo, meno 3 escluso, meno 2 compreso. Oh, questo sfata una delle cose che uno potrebbe avere come retropensiero: se c'è il minore uguale nella disequazione, di sicuro ci saranno gli estremi compresi. Non è assolutamente vero. Qui c'è il minore uguale nella disequazione, un estremo c'è, l'altro no. Non vuol dire assolutamente. Poi, logaritmo in base 2 di 2x meno 4 maggiore di 3. Logaritmo in base 2 di 2x meno 4 maggiore di 3. Vabbè, logaritmo in base 2 di 2x meno 4 maggiore di 3 per logaritmo in base 2 di 2, volendo. E quindi logaritmo in base 2 di 2x meno 4 maggiore di logaritmo in base 2 di 2 alla terza, cioè 8. Da qui posso passare direttamente a 2x meno 4 maggiore di 8? Sì, perché gli argomenti chi sono? Uno 8, che è positivo, e l'altro che se è maggiore di 8 è positivo a maggior ragione. Quindi questa diventa 2x maggiore di 12, x maggiore di 6. Vabbè, la simmetrica, logaritmo in base 2 di 2x meno 4, quella dopo era minore o uguale di 3. Quindi il passaggio iniziale è lo stesso, quello che fa venire l'8, logaritmo in base 2 di 2x meno 4 minore o uguale di logaritmo in base 2 di 8. Quindi sicuramente 2x meno 4 minore o uguale di 8. Questa garantisce gli argomenti? No, perché non garantisce l'argomento di 2x meno 4. Quindi devo imporre 2x meno 4 maggiore di 0. Quindi la prima diventa 2x minore o uguale di 12, la seconda 2x maggiore stretto di 4, quindi questa è x minore o uguale di 6, x maggiore stretto di 2, e quindi la soluzione è da 2 fino a 6, 2 escluso, 6 compreso. Poi, quella con la radice per il momento la lasciamo perdere. Ci verremo poi dopo aver fatto qualcuna di quelle altre. Ne faccio ancora due che sono queste. 2 logaritmo in base 4 di x minore di 1. Questa cosa dice? 2 logaritmo in base 4 di x minore di logaritmo in base 4 di 4. Adesso, volendo, il 2 lo posso portare di là, quindi questa diventa logaritmo in base 4 di x minore di un mezzo logaritmo in base 4 di 4. Adesso quell'un mezzo cosa può fare? Può entrare dentro. Minore di logaritmo in base 4 di 4 alla 1 mezzo, che fa? Quindi logaritmo in base 4 di x minore di logaritmo in base 4 di 2. Beh, questa cosa produce? Produce sicuramente x minore di 2 e poi produce x maggiore di 0 come, diciamo, condizione esistenza del logaritmo. E quindi alla fine diventa l'intervallo da 0 fino a 2. O forse qualcuno l'ha risolta in un altro modo. Per illustrare il quale però passo all'esempio successivo. L'esempio successivo è logaritmo in base 4 di x quadro minore di 1. Adesso poi voglio farvi notare la differenza tra le due disequazioni, che in apparenza sono uguali. Adesso questo lo commenteremo fra un istante.
Allora, questa come si risolve? Questa è logaritmo in base 4 di x quadro minore di logaritmo in base 4 di 4. Quindi immediatamente x quadro minore di 4, basta sistemare, allora 4 sicuramente è positivo come argomento, x quadro, e x quadro c'è il rischio che sia uguale a 0, che non andrebbe bene, quindi a essere precisi bisogna mettere che x quadro sia maggiore di 0. Va bene, adesso la prima che cosa dà? La prima dà, è di secondo grado, no? Minore di 0. La seconda, dire x quadro maggiore di 0 è come dire? Sempre tranne che in 0, quindi è come dire x diverso da 0 in un certo senso, no? X quadro quando è che è minore di 4? Valori interni, quindi meno 2, minore di x, minore di 2 e x diverso da 0. E questa è la soluzione, quindi se la volessi scrivere con gli intervalli cosa dovrei scrivere? Da meno 2 fino a 0 e poi da 0 fino a 2. Vabbè, adesso queste poi ve le guardate, io voglio farvi notare una cosa. Ecco, la domanda è, ma non è identico? Cioè, logaritmo in base 4 di x quadro non è 2 logaritmo in base 4 di x? Sì. E quindi non è identico? No. Che cos'è che cambia? Se io la scrivo così, logaritmo in base 4 di x quadro ha senso se e solo se x, cioè se e solo se x è diverso da 0. D'accordo? Logaritmo di x quadro ha senso se e soltanto se x è diverso da 0. 2 logaritmo in base 4 di x ha senso se e solo se x è maggiore di 0, perché cambia l'argomento del logaritmo. Cioè queste due espressioni, cioè le due espressioni, quindi le due espressioni coincidono quando hanno senso entrambe. Hanno Quindi posso dire che sono veramente uguali? Sono uguali se hanno senso tutte e due. Quella sopra però continua a avere senso, tipo per x uguale meno 5, quella sopra ha senso, quella sotto no. Quindi sono diverse dal punto di vista della disequazione. Cioè se voi fate un voi lo vedete come burocrazia prima, se voi fate un programma che usa queste espressioni qua, questo qui si pianta soltanto se gli mettete dentro x uguale a 0. Se voi fate quello sotto, si pianta se gli mettete dentro un x negativo. Quindi non è la stessa cosa. Come funzione della x non sono la stessa. Quando hanno senso, cioè per x positivi, sono la stessa. Ma per x negativi questa sopravvive e questa no. Quindi la soluzione è diversa. Quindi è comprensibile che la soluzione sia diversa. E capite che la differenza è minima, diciamo. Questo pezzo qui è il pezzo comune. E questo qui è il riflesso negativo di questo intervallo qua. La soluzione di quella, cioè questa disequazione qui con la x dentro, ha come soluzione solo questa. Questa qui sotto, che c'è l'x quadro, ha soluzione anche sui negativi. Certo, se la soluzione fosse questa, ci sono due parti nella soluzione. Ve lo fate apposta perché sapevo che questo qui può creare problemi all'inizio, spero che questo inizio duri poco. Diamo qualcuna di quelle altre che mi avete chiesto. Facciamo questa, x più 1. Vabbè, una
Chiamiamo questo primo fattore, questo secondo fattore e questo terzo fattore. Disequazione col prodotto, cosa si fa? Si studiano separatamente i segni dei tre fattori. Si guarda la cosa che c'è scritta qua. No, al punto che la cancello. Perché io so che molti di voi hanno studiato minore o uguale di zero i singoli fattori perché era scritto lì. E poi si sono piantati, con i più e meno non veniva la risposta, ma perché? Allora, studio separatamente il segno dei tre fattori. Studio separatamente il segno. Il segno, non che mi impongo, dei tre fattori. Allora, fattore x più 1. Il fattore x più 1 è un cambio in meno 1. Quindi se devo andare a rappresentare il primo fattore, come lo rappresento? Il meno 1 se nulla, poi c'è dei più sopra, per x maggiore di meno 1 è positivo, e per x minore di meno 1 è negativo. Secondo fattore c'è la stessa cosa in meno 2 e il terzo c'è la stessa cosa in meno 3. Meno. E il terzo meno 3. Qui meno. E qui più. Conclusioni. Meno. Più. Meno, più e annullamento per quei valori intermedi. Adesso vado a vedere cosa chiedeva l'esercizio. L'esercizio cosa chiedeva? Minore o uguale di 0. Cosa prendo? La prima parte è questa qui. Quindi la risposta è da meno infinito fino a meno 3, adesso c'era anche l'uguale, quindi compreso meno 3, unito da meno 2 a meno 1. E questo era così. Facciamo quello con, non so se ci siete cascati nel punto, in quello con il punto incapsulato dentro. Diciamo x più 1 per x più 2 al quadrato, che sia il quadrato sia la ventesima non cambia niente, per x più 3 maggiore di 0. Primo fattore, secondo fattore, terzo fattore. Quando andiamo a fare il disegno come diventa? Primo, secondo, terzo. Maggiore o uguale, sì. Tanto all'inizio non lo guardiamo, quindi. Allora, il primo fattore cos'è? Come prima. Pallino qui, più sopra e meno sotto. Il secondo, il terzo fattore, stessa cosa con il 3. Il secondo fattore com'è? Sempre positivo, tranne il meno 2 in cui si annulla. Quindi quel meno 2 va tenuto presente. Qui c'è il pallino dell'annullamento, altrove è sempre positivo. Questa è una cosa importante, perché sennò perdete una soluzione. Mettendo insieme, più, meno, meno, più. Ma ricordatevi che in mezzo ci sono anche gli estremi, in cui si annulla. Quindi diciamo, qui si annulla e qui si annulla. Adesso cosa mi chiedeva? Maggiore o uguale di 0? Quindi dov'è che è maggiore o uguale di 0? Allora, nel primo pezzo, quindi da meno infinito fino a meno 3. Poi, il meno 2 è uguale a 0. Dunque, in particolare, è maggiore o uguale di 0. Quindi meno 2 va aggiunto. Per aggiungere un punto singolo si usano, di solito la notazione è metterlo con le parentesi graffe.
e poi da 1 in poi. Mi raccomando, non cascate quando c'è un punto in mezzo, perché uno fa una fila di tutti più e poi se ne sbatte, che è probabilmente quello che molti hanno fatto. Se c'è un annullamento può essere importante. Ecco, invece è diverso il caso sotto. Il caso sotto x più 2, x quadro x alla quarta più 4, x più 8. Non guardo neanche il verso della disequazione, tanto abbiamo visto che è inutile guardarlo. Com'è il grafico in questo caso? Primo, secondo, terzo. Allora, il primo si annulla in 2, sopra, no, si annulla in meno 2, sopra è più e sotto è meno. Il secondo x alla quarta più 4. Ora è veramente sempre positiva, anzi è sempre più di 4, quindi ora posso fare veramente tutti più. Quindi volendo effettivamente potevo anche non metterlo, però all'inizio si può mettere così. E il terzo, stessa cosa con meno 8, qui c'è meno e qui ci sono i più. Adesso mi degno di guardare cosa chiedeva. Chiedeva minore di 0. Com'è la situazione? Più, meno, più. E qui, in mezzo, ricordiamoci che ci sono anche questi valori in cui si annulla. Ma noi chiedeva più, cosa richiedeva? Minore stretto, quindi è la zona intermedia. Tra meno 8 e meno 2. Quindi questa volta sì che si poteva fare una riga di tutti i più. Ecco, vediamo questo qua, x alla quarta meno 5x quadro più 4. Più 4, vabbè, maggiore di 0, ma non me ne frega niente il verso in cui è messa la disequazione, maggiore di 0. Allora, prendetevela con chi vi ha fatto le equazioni, risolvendo uguale a 0, cercando le radici, si trova che sono x uguale a più o meno 1 e x uguale a più o meno 2. Questo è un calcolo che abbiamo già fatto nei giorni scorsi, si fa t uguale x quadro, si trova t uguale a 1, t uguale a 4, x quadro uguale a 1, x uguale a più o meno 1, x quadro uguale a 4, x uguale a più o meno 2. Trovare le radici uguale fattorizzare. Note le radici, abbiamo una fattorizzazione. Questa è la cosa importante ed è il motivo per cui ve l'avevo detto allora. Note le radici. Abbiamo la fattorizzazione. Quindi sappiamo che x alla quarta meno 5x quadro più 4 è uguale a x meno 1, x meno meno 1, quindi x più 1, x meno 2, x più 2. Quindi la disequazione è diventata una disequazione che coinvolge i prodotti. A questo punto si fa con i prodotti, con 4 fattori, lo schemino di 4 linee e non sto a farvelo. A questo punto si fa con i prodotti. Non c'era qui, ma se fosse stato x alla quinta, x alla quarta, meno 3x quadro, in una prossima versione ce la metterò, più 4, maggiore di 0, cosa avreste fatto qui? Questa è più pericolosa.
Questa è molto più pericolosa, perché uno cosa fa? Uno è portato a fare x quadro uguale a t, diventa t quadro meno 3t meno 4. Adesso facciamo unicamente le... Quindi le radici chi sono? Questa volta prodotto meno 4, somma 3, 4 e meno 1. T uguale a 4, t uguale a meno 1. Da qui sopra x quadro uguale a 4, quindi x uguale più o meno 2. Qui x quadro uguale a meno 1, dunque nulla. E di fronte a questo nulla uno va nel panico, perché dice allora ho solo due radici, più o meno 2, adesso cosa devo fare? Valori interni, valori esterni, boh. Com'è in questo caso la fattorizzazione? In t come sarebbe? Sarebbe... Questo è in t. Perché questo polinomio qui di secondo grado ha due radici che sono t uguale a 4, t uguale a meno 1, e quindi si fattorizza come t meno 4 per t meno meno 1, quindi t più 1. E quindi in x cosa diventa? X alla quarta meno 3x quadro meno 4, questo diventa x quadro meno 4 per x quadro più 1. X quadro meno 4 si scompone a sua volta, x più 2. X meno 2 per x quadro più 1. E da qui primo fattore, secondo fattore, terzo fattore. Il terzo è sempre positivo, se la giocano i primi due chiaramente viene valori interni e esterni a seconda che è maggiore o minore. E concludo con quella che mi hanno chiesto in tanti, che è quella con le x alla quarta più 2x quadro più 1 diviso x alla quarta meno 2x quadro più 1. Frega niente che sia maggiore di 0, minore o uguale di 0, tanto è indipendente. Allora, questo come si scompone? Forse avrete visto che sopra è e sotto è adesso sopra è il primo fattore e sotto è il secondo fattore. Andiamo a fare lo schemino. Primo fattore, secondo fattore. Il primo fattore è x quadro più 1 al quadrato. Com'è il segno di quella roba? Sempre positivo. Si può annullare? Assolutamente no, vale sempre più di 1, quindi sopra sono tutti più. Sotto x quadro meno 1 al quadrato, quindi sempre più tranne per 1 e meno 1 dove si annulla, quindi secondo il primo fattore è sempre maggiore di 0. Questo sempre maggiore o uguale di 0 e si annulla per x uguale a più o meno 1. Quindi cosa devo fare? Devo segnare meno 1 e più 1. Qui si annulla, qui si annulla e il resto sono tutto più. Quando vado a riassumere la situazione ottengo qui più, qui più, qui più, e cosa succede per quei valori più e meno 1? Si annulla il denominatore e quindi la frazione, sono valori esclusi, il fulmine, il teschio, quello che volete. Quindi se la richiesta era minore o uguale a 0, cosa rispondete? La soluzione è l'insieme vuoto, cioè non ci sono soluzioni, non è mai minore o uguale di 0. Se la richiesta era maggiore o uguale di 0, le soluzioni che cos'è? Tutto tranne x uguale più o meno 1.
Quindi volendo x diverso da più o meno 1, oppure da meno infinito fino a meno 1, poi da meno 1 a 1, poi da 1 a infinito, a seconda di come volete scrivere. Se la richiesta era maggiore stretto di 0, stessa cosa. Va bene, fatelo ancora, fate conto che con domani saranno fatti tutti gli esercizi fino alle soglie della trigonometria.